Marco, come state vivendo questo momento sicuramente particolare? Un momento molto particolare, non era mai capitato, diciamo, in questi anni. Lo stiamo vivendo, dai, tutto sommato in modo sereno, pensando solo al lavoro, a prepararci al meglio per quando poi ricominceremo il campionato, seguendo ogni tipo di precauzione che bisogna seguire in questo momento in particolare. Ecco, ad esempio, sappiamo, vi cambiate i spogliatoi diversi. Sì, spogliatoi diversi, ognuno, diciamo, che cerca sempre di mantenersi una certa distanza uno dall'altro. E è difficile anche parlarne e spiegare un po' questa situazione, questo momento. Però, insomma, ti ripeto, cerchiamo di restare sereni e pensare solo al campo. Forse è più difficile mentalmente, magari si rischia di appagarsi, di staccarsi, però possiamo dire, seguendo gli allenamenti, che voi non lo siete affatto, c'è tanto entusiasmo, tanta carica. Sì, sicuramente l'obiettivo è prepararci per quando poi ricominceremo il campionato nel migliore dei modi, farci trovare assolutamente in ottima condizione e pensare solo a quello, senza distrarci appunto dal momento, da quello che si sente adesso, pensare al campo. Mantenere la condizione che abbiamo avuto fino ad oggi. Ecco, adesso magari si può lavorare tanto, doppi allenamenti, poi invece arriverà il periodo in cui si giocherà praticamente sempre, ogni 3 giorni. Ma ti direi, mi auguro il più presto possibile, finalmente poi si tornerà a giocare, sarà un momento decisivo, penso, per il campionato, per l'epilogo finale. Da protagonista, da giocatore nato a Monza, senti un orgoglio particolare in questo momento di guidare anche questa squadra? Guarda, sono molto legato, perché appunto sono nato qui e sento la responsabilità, però la vivo molto sereno, anzi questa cosa qua mi dà solo tanta carica e voglia di determinazione per arrivare appunto all'obiettivo. Grazie. Grazie a voi.